366 storie della buonanotte di Teresa Buongiorno, 1990, Arnoldo Mondadori editore. 10 dicembre, i fratelli della costa. C'erano una volta e ci sono ancora i pirati. Corrono sul mare o nello spazio e si sentono in diritto di prendere ciò che vogliono. Attaccano le navi o le astronavi che incontrano sul loro cammino e fanno schiavi marinai e passeggeri. Furono pirati i fenici che inventarono l'alfabeto tanti anni prima di Cristo. Furono pirati i vichinghi che cercavano terre verdi ai tempi di Carlo Magno. Giulio Cesare fu rapito dai pirati. Anche Cristoforo Colombo, di ritorno dal suo terzo viaggio in America, incontrò i pirati, ma fu più svelto di loro. Poi comparvero sul mare i corsari. Erano un po' diversi dagli altri. Non combattevano contro tutte le bandiere, ma erano al servizio di un re. Guerriglieri del mare. Francia, Inghilterra, Olanda usarono i corsari nel 500 e nel 600 per prendersi un pezzo d'America, visto che Spagna e Portogallo se l'erano divisa a metà tra di loro. In quegli anni i pirati che assediavano il Golfo del Messico e il Mar dei Caraibi si chiamavano filibustieri e fecero un patto di solidarietà, diventando i fratelli della costa. A loro si unirono i bucanieri, un tempo allevatori di bestiame che avevano imparato dagli indigeni il segreto di conservare la carne. Tutte le navi in procinto ad attraversare l'oceano avevano fatto rifornimento da loro, finché spagnoli e portoghesi distrussero i loro allevamenti e i bucanieri si unirono alla filibusta. L'isola dove si radunavano è la Tortuga, un'isola di sogno nel mare azzurro, che pare un'immensa tartaruga marina. La loro legge era la rapina. Popolano i racconti d'avventura. Hanno una benda sull'occhio, un teschio sulla bandiera e seppelliscono tesori di cui non sanno cosa fare. Spero che ti sia piaciuto questo video. Fammelo sapere selezionando il pollice all'insù. E se ti iscrivi al canale di Libri da Camera, potrai ricevere le notifiche di quando pubblicherò ogni prossima lettura.